Ben ritrovati amici di Angolo Bonsai e bentornati nel nostro laboratorio. Sono certo che con l'avvicinarsi di marzo al più di voi stanno già cominciando a prudere le mani e che sarete tutti impazienti di cominciare a divertirvi sulle vostre piante con l'arrivo della bella stagione. Tuttavia, prima di cominciare a fare sul serio, bisogna stare attenti a far arrivare al meglio i nostri bonsai sulla linea di partenza. Ed è per questo motivo che in questo video parleremo dello sfagno. Quindi muschio, sì, ma estremamente importante per la salute dei nostri bonsai. Ma prima, like al video, alla nostra pagina Facebook e iscrivetevi al canale YouTube di Angolo Bonsai. Mi raccomando, poi campanella su on per stare sempre aggiornati. Detto ciò, cominciamo! Come dicevamo, cerchiamo di essere provvidenziali parlando di sfagno e della sua ovviamente importanza per i nostri bonsai. Per cominciare, di cosa si tratta? Beh, lo sfagno è un particolare tipo di muschio a cui appartengono diverse specie. È anche noto come muschio della torba e infatti cresce nelle torbiere. Una caratteristica molto importante dello sfagno è quello, sia lo sfagno vivo che lo sfagno morto, è quello di riuscire ad assorbire e trattenere molta acqua. E questa è una caratteristica veramente utile che, come vedremo, tornerà molto utile per i nostri bonsai. Ha diversi utilizzi lo sfagno e non parliamo solo di bonsai, per esempio si utilizza per coltivare le orchidee, per coltivare piante carnivore oppure per fare il cosiddetto kokedama. In generale lo sfagno si ritrova in forma essiccata in commercio, si trova in polvere oppure in fibre lunghe, ma anche in mattonelle compresse da cui lo sfagno si apre pezzo dopo pezzo. In particolare, il tipo di sfagno che si adopera di più per fare bonsai e di buona qualità generalmente è lo sfagno cileno a fibra lunga. Ma perché è così importante per i nostri bonsai? E perché, soprattutto in questo periodo, risulta essere provvidenziale, come dicevamo? In questo momento sicuramente ci si sta avvicinando alla fine dell'inverno, ma anche nel successivo periodo della primavera si può essere soggetti a notti molto fredde o comunque a gelate tardive o semplicemente a momenti di gelo inatteso, soprattutto nella fascia climatica del nord Italia. Ora, i nostri bonsai nel primo strato di terriccio, ma in generale in tutto il terriccio, la zona radicale, presentano delle radichette capillari che sono molto importanti ovviamente per la vitalità del nostro albero e possono andare perdute in caso di congelamento del parente radicale. Quindi lo sfagno ha la funzione di proteggere i capillari superficiali e non solo quelli, ed è opportuno quindi applicare un bello strato di sfagno per poterli proteggere. Per fare questo, come si procede? Si prende il nostro sfagno e lo si distribuisce sul terriccio in maniera molto abbondante. Detto questo, lo si bagna in maniera che si riempia di acqua e poi lo si comprime, così anche facendo drenare il liquido in eccesso. In questo modo si formerà un bel cuscino a protezione del vostro pane radicale. Una volta applicato il vostro sfagno e passato un certo lasso di tempo, noterete che si formerà un muschio verde, o meglio, infatti lo sfagno stimola la formazione del cosiddetto muschio buono e infatti non rimane asciutto come è quando l'avete applicato. Infatti, se non mi notate, sui bonsai che ci sono qui, vedrete che lo sfagno che è stato applicato non è ovviamente secco, ma ha un colore, anche se in telecamera non sembra, verde, verde scuro. Se applicate ovviamente del concime, poi lo potete applicare sotto lo sfagno e applicare successivamente lo sfagno. L'umidità e l'acqua che si ritrova nello sfagno aiuterà il vostro concime a essere disgregato. Poi, in questo caso, stiamo parlando di concime solido, quindi granulare. Questo si disgregherà e andrà a nutrire molto più velocemente il vostro bonsai. La stessa cosa farà poi anche se lo distribuite al di sopra dello sfagno. Infatti, se avete lo sfagno precedentemente messo sul vostro bonsai e sopra ci mettete il concime granulare, con le annaffiature, e ovviamente con l'umidità che trattiene il vostro sfagno, sarà comunque disponibile per le radici della vostra pianta. Infatti, scenderà attraverso lo sfagno nel panetto radicale. Per quanto riguarda i concimi liquidi, non si pone nessun problema per il semplice motivo che lo sfagno
non blocca ovviamente il passaggio del concime liquido e penetrerà con molta facilità fino alle radici. Ma lo sfagno serve soltanto a questo? Per quanto poco non sia? Beh, sicuramente no. Come dicevamo, lo sfagno ha una buona capacità di trattenere liquidi. E per questo motivo, appena arriveranno i primi caldi, sarà molto utile per evitare di essere colti alla sprovvista da giornate molto calde, o comunque giornate caldi improvvisi in cui non siete riusciti a bagnare i vostri bonsai. Lo stesso vale ovviamente per la stagione estiva propriamente detta, perché lo sfagno, trattenendo umidità, come dicevamo, questa buona proprietà di trattenere liquidi, previene la rapida asciugatura del vostro substrato e salva il vostro bonsai dal diventare un ciocco per utilizzare per il camino nel successivo inverno. Un altro motivo per cui lo sfagno risulta essere molto utile è per esempio per le margotte. Parleremo più avanti della margotta, infatti ne parleremo nel dettaglio in un video più successivo, quando sarà il momento giusto per effettivamente margottare i nostri alberi. Però, diciamo, per esempio, nella tecnica della caramella, ma anche quando si fa la margotta con il vaso, si tende a utilizzare lo sfagno per trattenere l'umidità. Per esempio, nella caramella si chiude la zona scortecciata del vostro tronco, del vostro ramo, con una buona dose di sfagno tutto attorno che trattenga l'umidità, poi si chiude la cosa con del materiale plastico per evitare che questo si asciughi. E voi mi direte, ovviamente, perché utilizzare lo sfagno anziché il muschio dei muretti vicino a casa? Questo non lo devo comprare, devo soltanto raccogliere. Premesso che ovviamente il muschio che raccogliete non ha le medesime proprietà di trattenere liquido che ha lo sfagno, però il problema sicuramente è un altro, perché raccogliendo il vostro muschio, così ritrovate in natura, semplicemente facendo le vostre passeggiate, raccoglierete essenzialmente un ecosistema pieno di insetti, di funghi e di altri patogeni che possono nuocere al vostro albero e quindi i vostri bonsai potrebbero anzi andare incontro a più problemi di quelli che andreste a risolvere. Se il video vi è piaciuto, like, condividete e iscrivetevi al canale YouTube. Come sempre potete scriverci per ogni perplessità, curiosità, richiesta ai nostri contatti che vedete qui sotto. Non fatevi problemi perché vi risponderemo appena possibile. Dal laboratorio di Angolo Bonsai un saluto, ciao e al prossimo video!